Marchette. Accendi. E non c'è mai un cretino. Il soccorso amorevole di un'ospitata in TV. Una fotografia di gossip anche per i più bisognosi. Fai che tutto questo sia possibile. Affida il tuo 8 per 1000 all'Elemora. Aiuta chi è in difficoltà. Con il tuo contributo, l'Elemora potrà costruire altri tronisti per la De Filippi. Grazie al tuo 8 per 1000, potrà assistere i detenuti di Valdettopoli. Quando compili la dichiarazione di redditi, ricordati, dona il tuo 8 per 1000 all'Elemora, a chi un giorno potrebbe farti andare in TV. Abbiamo il piacere di avere qua il Moggi dello showbiz, Dario, detto Lele, Mora! Eccola! C'è una pubblicità che dicevo una volta, con tutti gli schiaffi che hai preso è sempre una buona cera. Lei veramente sembra meglio di prima. Un po' di dieta. Un po' di dieta, no, ma poi forzata, non è più... Forzata però. È forzata, non è più vestito da duro, si è messo il gettato, ha le scarpe di ubriatore, sembrano no, quelle là, le mie. Sono le sue, però insomma è in una buona forma e questo ci fa piacere perché intanto noi guardiamo l'uomo e poi il professionista. Grazie di aver accettato il nostro invito, non è facile, non è facile... Non è un momento facile per l'Elemora, che è stato al centro di un caso clamoroso, è stato sbattuto in prima pagina come un suo amico, credo anche socio in parte, il signor no, Corona, non è socio. No, era soltanto una questione di condominio allora, diciamo niente, così. Perché lui è al 7 e io sono al 9. Niente, quindi due sconosciuti però sono rimasti al centro di uno scandalo che ancora fa parlare di sé e credo che in questo momento le grandi trasmissioni dell'approfondimento di Rai 1 e di Canale 5 ci invidieranno perché lui ha scelto noi in quanto noi non siamo una gogna diciamo mediatica, non siamo qui per fare processi, non ne ho né l'autorità né i titoli né la fede, noi faremo solo delle domande, domande curiose come in fondo sono i bambini e io ho l'altezza dei bambini. E quindi la prima domanda, intanto per metterci a nostro agio, è questo album che è uscito così in forma provocatoria, è stato stampato e prodotto a febbraio quando l'indagine stava per esplodere. Questo l'abbiamo programmato molto prima. Molto prima, però era già destinato, doveva uscire il 5, il 3, non mi ricordo la data esatta, di febbraio. In realtà è un momento un po' caldo. Un po' caldo. Tutto serviva anche questo. Però qualcuno dice, e ci poniamo la domanda, lei l'ha fatto per una mera, diciamo, strategia di marketing o perché ormai le star lei le vede solo nelle figurine? Era solo strategia di marketing. Strategia di marketing. E come va? E come va questo oggetto del desiderio? Beh, credo sia già arrivato a 3 milioni di bustine di vendita, dove sono tanti. Però sono bustine di figurine, non bustine di cocaina. Ecco, no, diciamo, puntualizziamo perché siamo intercettati. Uno perché siamo la Telecom, due perché siamo in televisione, quindi quello che diciamo può essere usato contro di noi. E poi non si dice mai, ma il ricavato di questi soldi che verranno vanno in beneficenza a Don Mazzi, all'associazione di Don Mazzi, non c'è nulla che va a noi, l'abbiamo fatto per fare uno scopo benefico. E questo io lo sapevo, quindi abbiamo un Elemora convertito, un padre Pio dello showbiz. Allora, insomma, parlando di padre Pio, lei tra l'altro somiglia più a Mao Zedong, non gliel'hanno mai detto, no? Lei ricorda io, perché io ho la collezione di Mao Zedong degli anni 70, dopo la famosa rivoluzione popolare, sono uscite dalla Cina decine di statuette e c'è qualcosa che ricorda proprio Mao Zedong nella faccia di Elemora. L'hanno fatto anche la mia. A Napoli sul presepe. Sì, ce l'ho comprata. L'ha comprata. A proposito di presepi e a proposito di tanti, lei ce l'ha ancora la Madonnina di Lourdes sul suo comodino? Ne ho più di una. Ma lei ha pregato questa Madonnina che le dessero di nuovo indietro il passaporto o ha pregato per qualcos'altro? No, io prego lo stesso, vado a messa tutte le domeniche perché sono cattolico e professo, prima di tutto. Tutti siamo veramente sul filo, perché oggi siamo qua e domani siamo giù. Tutti siamo a rischio. Siamo tutti a rischio. Non lo pensavo, l'ho vissuta quella mattina alle 5. 11 marzo?
o 13? 12. 12 marzo, perché il 13 era sul giornale, quindi il giorno prima. Che ora era quando sono arrivati e l'hanno pizzicata in pigiama? Le 5 del mattino. 5 del mattino, sono arrivati i carabinieri per notificarle che non avrebbe voluto espatriare mai più. Sono venuti con una busta grossissima, chiusa, sigillata, ma hanno detto l'apriamo davanti a lei perché abbiamo ordine di aprirla solo davanti a lei. Devo dire molto corretti, molto precisi, non sono stati maleducati, invadenti, eccetera, eccetera. E quando ho visto Potenza ho detto, ma qua ci stiamo. Ci stiamo. Allora lì ho avuto un attimo di scompenso psicologico. Chiedo, ma mi siete venuti a arrestare? E allora mi dicono, no, dobbiamo comunicarle quello che le riceveremo adesso. Mi comunicavano che mi toglievano il passaporto solamente e lì loro ho respirato un pochino, devo dire. Poi hanno fatto la loro perquisizione ed è finita. Ed è finita lì. La prima perquisizione, poi ne ho avuto altre due. Fabrizio Corona, che in questo momento non se la passa certamente troppo bene, è a San Vittore, al televisore, che ne sappia, quindi potrebbe anche vedere. Dicono che non funziona molto bene, non lo so perché non ho visto. E se non funziona molto bene la gente non la vede, perché già in quelli che ti vede tutto, quindi forse non ci vede e non possiamo mandare il nostro saluto a Fabrizio Corona, ricordando che per il momento è indagato, quindi fin quando non c'è una sentenza piena dopo i tre giudizi sono tutti innocenti, quindi io non prendo posizioni da nessun punto di vista, però posso dire che Corona è indagato di cose molto gravi, quindi lo spaccio della droga, l'estorsione, la prostituzione, insomma cose tutto credo grave. Credo che queste cose proprio non ci siano effettivamente, credo che siano già accadute, sia la droga sia la prostituzione, sia rimasto solo l'estorsione effettivamente, che poi bisogna vedere se effettivamente l'estorsione c'è stata. Sì. Credo che possiamo essere al limite, ma non la vera estorsione come viene detto e scritto dai giornali, non dei magistrati, perché i magistrati non si sono ancora espressi per dare delle effettive condanne, giudizi o quello che si può dire. Siamo in una fase ancora di indagine. Le indagini non sono ancora state chiuse, credo che verranno chiuse questa settimana, dopo vari mesi di lunghi interrogatori e lunghe passeggiate di personaggi nei vari tribunali, Roma, Milano, Potenza, eccetera. Adesso che scriverà alla fine di questa indagine un libro con tutto... Tre libri, uno di cucina. Il primo che l'ho già preparato, sono 100 ricette per 100 amici che sono venuti. Che non c'è più però, 100 amici non no, c'è più. No, no, no. E ancora 100 amici. Ho messo quelli che sono veramente amici, gli altri non tolgo. Ma ci sono 100 amici da adesso. Come sono? Ho capito, quindi più amici che star. Sì. Sì, perché le star erano di più prima, eh. Poi faremo un elenco di quelle che hanno partecipato alla sua vita. Il secondo libro si chiama 10. 10, sì, perché io ho incontrato nella mia vita, nella mia carriera, 10 capi di Stato, dal Papa a Berlusconi. E io era il Papa dei due, cioè non avete mai capito. Però perché? Quindi, ma perché l'hai dovuto dichiarare io non sono il fidanzato di Corona? C'era bisogno di dire una cosa del genere? Perché tutti i giornali scrivono, alludevano a questa cosa. Ma non è reato, credo, anche se lei è un bacetto a Corona. Ma siccome Corona ha una moglie, una famiglia, un figlio, e certe cose non vanno dette, non vanno fatte, specialmente se non sono vere. E per Corona è un grande affetto, una grande stima, una grande amicizia che ho, mantengo e rispetto. Ma io voglio sapere di più, voglio sapere veramente qual è il segreto di Remora. E solo una persona che non è Woodstock ce la può dire. Il nostro call center! Call center, forza! Call center! Vorrei sapere rapidamente... Vorrei sapere, mentre qui mi fanno gli stacci, pronto, signora Paiella, mi sente? Sì, sono qui. Buonasera, senta, una domanda un po' delicata, perché non è facile, però lei è un call center. Ecco, qual è il segreto vero, il vero segreto di Remora? Sì, un momento, prego. Grazie, concetti, grazie. Subito. La prima ci dice, sono dei consigli. Prego. Sei tutta culo e tette, non vuoi far la gavetta? Vai dall'Elemora, per lui sei già perfetta. È vero, poi ne abbiamo un'altra. Basta un po' di culo e un po' di tette, ma non basta, credo. Abbiamo un'altra. Spero meglio. Prego. Vuoi aver successo ma ti senti un po' cretino? Sì. Vai dall'Elemora, c'è riuscito Costantino. Bene, non è cretino Costantino. Non è cretino. Non tocchiamo il figlio illegittimo di Elemora. Beh, non è solo bello Costantino, ha anche una testa, sta facendo tante altre cose, non ha fatto solo uomini e donne, sta facendo tanti altri programmi. Voglio sapere se prima o poi Simona Ventura, come in tutti i film a happy end, torna da Nele, anche se Nele ha detto che non si torna mai indietro. E quindi lo chiedo a chi?
alla maga. Maga Magella! When you're smiling, questa nostra puntata che è stata bella, intensa, con tante parole anche forti. Allora, tornerà la signora Ventura alla LM? Vediamo. La mano senza dita, cioè non ci contare. Bene. Marchette, accendi. E non c'è mai un cretino.